Tra le sfide più interessanti della giornata, quella che si disputa al comunale di Casalbordino mette in palio tre punti importanti in ottica playoff e non solo. I padroni di casa, che vanno a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo, sperano di centrare il bottino pieno per rinvigorire le legittime aspirazioni di assalto alla vetta, obiettivamente lontana ma ancora raggiungibile. Vetta che ormai è diventata una chimera per il Sulmona, recentemente affidato alle cure tecniche di mister Lorè, che punta a rientrare in corsa per i playoff. Gli ovidiani sono teoricamente nella griglia che permette di giocarsi le proprie chance nell'appendice di fine stagione, ma il divario di punti che la separa attualmente dalla Val di Sangro e dallo stesso Casalbordino precluderebbe loro la disputa dei playoff ed è dunque un motivo ulteriore per cercare di espugnare il difficile terreno di gioco della squadra giallorossa. La partenza della truppa casalese è a dir poco strabiliante, soprattutto per la squadra avversaria, che non riesce a capacitarsi dell'accaduto, visto che viene infilata per ben due volte in altrettanti minuti. Trascorrono appena 20 secondi dal fischio d'avvio del signor Sciubba di Pescara quando Stafa imbecca il bomber Cesario, che dalla sinistra si accentra al limite d'area e lascia partire una perfida conclusione che si spegne nel sacco alle spalle di Dicenzo. Quest'ultimo, suo malgrado, si rende protagonista di una frittata difensiva in tandem con Ponticelli, che regala di fatto un pallone d'oro all'appostato Stafa, il quale ringrazia per l'inatteso cadeau ovidiano e non si fa pregare per depositare la sfera nella porta rimasta ormai incustodita. La truppa ovidiana cerca di scuotersi, ma gli affondi in area casalese si limitano almeno nell'immediato al calcio da fermo di Gizzi, che sibila pericolosamente alla sinistra della porta casalese. Sono decisamente di altro tenore le puntate offensive del reparto d'attacco giallorosso, che va a nozze al cospetto della difesa di Burro Peligna, infilata nuovamente dall'irrefrenabile Cesario, il quale scatta in velocità dalla propria metà campo, vanamente inseguito dai macchinosi difensori biancorossi, che devono infine arrendersi all'irruzione in area del bomber avversario, implacabile nel trafiggere Dicenzo dalla media distanza. La domenica di gloria personale dell'ariete giallorosso non è conclusa e anzi si rinvigorisce ulteriormente poco oltre la mezz'ora, quando va al tris al culmine di un furibondo tiro al bersaglio verso Dicenzo, che fa quel che può per limitare i danni sulle precedenti conclusioni in porta dei vari Pezzotta, Sernaz e Luciano Galier, ma deve capitolare sulla battuta risolutrice del numero 9 di casa. Le sorti della contesa sono ormai segnate irrimediabilmente, anche se il Sulmona vuole lasciare almeno un segno tangibile della sua al momento ectoplasmatica presenza in campo. L'unico sussulto biancorosso prima dell'intervallo si registra al 37esimo, quando la trasversale si oppone al temibile piazzato dal limite di Gizzi. Nell'intervallo la dirigenza casalese e l'amministrazione comunale premiano l'ex presidente giallorosso Angelo Malizia, che ai recenti mondiali di ornitologia ha ricevuto la bellezza di 8 medaglie, 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Alla ripresa dei giochi, il copione è un déjà vu di quanto già evidenziato nel primo atto, con il Casalbordino a dettare le regole del gioco e il Sulmona a limitare i danni. Si comincia con il diagonale del casalese Sernaz di poco oltre il secondo palo e si prosegue poco dopo con la conclusione di Cesario, che sorvola i legni di Dicenzo. Quest'ultimo deve difendersi poco dopo dal diagonale di Pezzotta e con Stafa, che sulla ribattuta non ne approfitta calciando a fondo campo. I ragazzi del patron Santoro permangono in zona d'attacco e dopo il reattivo intervento di Dicenzo, che si oppone al temibile piazzato dal limite di capitano Triglione, arriva anche il successivo siluro dalla distanza di Luciano Galier, che mette in crisi Dicenzo, costretto ad alzare la sfera sul fondo. Il Casalbordino affievolisce le sue sortite offensive, forse anche per un senso di appagamento dopo il più che rotondo risultato favorevole, lasciando un margine di manovra alla truppa di mister Lorè, che riesce ad alleviare la disfatta con la rete della bandiera firmata da Aquilio. Il Casalbordino reagisce e ristabilisce il cospicuo vantaggio con Stafa. Per il numero 10 di casa la doppietta personale arriva al 37esimo, quando sfugge alla trappola del fuorigioco, approfittando dell'ottima verticalizzazione dei suoi compagni di squadra, che lo mettono nelle condizioni ideali per sigillare la quinta rete di giornata del Casalbordino, sempre più in corsa per un posto al sole.